Ha spento il telefono? Sì, un attimino, eh. Un po' di tè freddo. Sì, il tè freddo. Benvenuti alla terza puntata di Frank Ranno Presenta, questa rubrica di recensioni curata dal videomaker e caratterista occasionale Frank Ranno. Sì, innanzitutto volevo dire che gradirei cambiare il titolo da Frank Ranno presenta i suggerimenti di Frank Ranno. Un'altra volta. I suggerimenti di Frank Ranno, perché io non sono né critico né giornalista, non è il mio settore di appartenenza, do dei suggerimenti, suggerisco di vedere dei film, ecco. Quindi dobbiamo cambiare il titolo alla rubrica? Sì, da Frank Ranno presenta i suggerimenti di Frank Ranno. Cioè, per le... Terza puntata di I suggerimenti di Frank Ranno. È passato un camion, la rifaccio? Sì. Benvenuti alla terza puntata di I suggerimenti di Frank Ranno, l'appuntamento sul web con Frank Ranno, videomaker e caratterista occasionale. Va bene? Esatto. Bene, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di Uomini di parola di Tano Cimarosa. Buonanima, scomparso il 23 maggio del 2008, lui principalmente è caratterista. Dagli anni 50 fino a qualche anno fa ha fatto il caratterista per svariate pellicole, dal giorno della civetta, al medico della mutua, a siciliano emigrante cerca compaesana illibata. In cui interpretava il ruolo di? Del protagonista. Era proprio il siciliano che cercava la compaesana libata. Comunque, oggi parleremo di uomini di parola, di cui ha curato la sceneggiatura e la regia, oltre che a fare il... era anche il protagonista, e cantava pure nella colonna sonora, in particolare nei titoli di coda, cantava una canzone denominata appunto Uomini di parola. Cioè praticamente se l'è cantata, se l'è suonata? No, non cantava solamente. Sì, no, beh, io mi riferivo in senso lato. Uomini di parola, uomini di parola. Che è così, ecco, adesso... Uomini di parola è un film al quale sono molto legato per vari motivi, per cui su Tano Cimarosa mi trovo alquanto preparato. Uomini di parola di Tano Cimarosa, anno released? 1980. Interpreti, insieme a Tano Cimarosa c'è Eleonora Fani. Lei è una di quelle donne che, seppur 25enni, sembrano bambine in quel periodo, tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, era un'icona sexy, ha fatto diversi film erotici. Fani in Uomini di parola è la figlia di una donna con la quale della quale Tano Frasca, che è il protagonista, è convivente. Ci sono diverse storie che camminano parallele. Un multistrand. Una sottoforma di multistrand dove viene messa in risalto questa passionalità siciliana, in particolare delle donne che arrivano a commettere omicidi per passione, oppure, come nel caso della relazione con Tano Frasca, arrivano a sottostare delle cose alquanto pesanti. Posso entrare in merito? Entri in merito, anzi la lancio. Frank Ranno entra in merito. Mi sono un po' di presa per il culo, comunque.
Tano Frasca convive con questa donna che ha una figlia, appunto interpretata da Leonora Fani, e praticamente lui aveva ucciso il marito di questa donna, e poi dopo averlo ucciso si è trasferito a casa di questa qui con la figlia. C'è questa scena in particolare dove lui è con gli amici a bere, ha uno scontro con questo storpio, passato un cazzo di camion, con questo storpio avrà diversi scontri, si odiano i due. In questo bar a un certo punto gli amici gli suggeriscono: Tano, ma che cosa fai ancora qua? Sei stanco, hai bevuto assai, vattene a casa che tua moglie ti aspetta. E poi non era la moglie. Con nonchalance, la zampata del vecchio caratterista, bravo. Mia moglie? Sono con gli amici. E quando sono con gli amici, le femmine devono andare a fanculo, va bene? Tano Frasca, sei una carogna schifosa. E tu che cosa vuoi, sciancato di merda? Ascolti e vai a rapportare le cose? Io ti rompo il culo! Ti spezzo le gambe! Bravo, sardonicamente divertente, perché dire ti spezzo le gambe ad uno zoppo, diciamo, è abbastanza notevole. Non so, dica lei. C'è il boss, che è un personaggio molto importante, uno temuto da tutti, come un patrono, un santo patrono quasi, mezzo paese suo possiede. L'altro mezzo? L'altro mezzo, forse pure tre quarti è suo. L'altro quarto? L'altro quarto possiede, cioè, l'altro quattro. Ma che cazzo ne so, l'altro quarto? Non lo so, comunque è uno che spadroneggia, lo rispettano tutti, l'altro quarto, ognuno avrà la sua casa e sono dei singoli, quello ha tre quarti, per cui lo sommerge, cioè sono tutti terrorizzati da questo boss, però un tipo di terrore reverenziale. Quando lo vedono, don, baciamo le mani, si alzano i cappelli, si alzano i piedi. Così un po' come avviene con la polizia, però con la polizia sono ipocriti. Un po' come, diciamo, il carattere proprio dei siciliani. No, questa cosa che sta dicendo è assolutamente fuori luogo. Io sto raccontando dei fatti che però non devono stereotipare il carattere dei siciliani, perché ci sono siciliani e siciliani e post-sub-siciliani. Eh? Ci sono sub-siciliani. C'è? Sub-siciliani sono... dei sommozzatori di Catania? No, dico sub-culturali, sono quelli che conoscono solo il business, che passano soprattutto... Tutto attaccato? No, sopra a tutto. Ah, ok. Che passano soprattutto... Vabbè, ma non divaghiamo, recensisca il film. Allora, Uomini di parola, di Tano Cimarosa, è una figata. Una figata che io ho avuto anche l'onore di citare in un cortometraggio da me diretto, dal titolo Verso le 10 ma puntuale, che credo sia l'unica citazione filmica a Uomini di parola. Vabbè, ma chi se ne frega, cioè, che sta facendo pubblicità a se stesso? No, io non sto facendo nessuna pubblicità a me stesso, sto dicendo solo che Uomini di parola è stato citato. È un film di? Un film mio, ma poteva essere anche di un altro, l'ho detto comunque. Però è suo, si sta facendo la marchetta. No, io marchette non ne faccio. Ma questo non è il mio settore, non mi occupo di marchette, il mio settore è un altro. Quale? Io sono videomaker e caratterista occasionale. Va bene. E salutiamo il pubblico, anzi, lo saluti lei. Ciao ragazzi, alla prossima puntata ci troverai a salutare Maria Catena da Palagonia. Ciao! Questi cazzo di camion, mi sa che dobbiamo chiudere questa finestra, perché non è possibile che io e passa il camion.
non va bene.